Comunque la pensiate, accogliete normalmente Omen! Grazie! Sardegna vi ringrazia altrimenti dopo solo per grazie veramente! Signore, come state? Grazie di cuore, grazie mille! Il Member Center Group è nato! No, Nino, non toccare! Nino, non toccare che è tutto un meccanismo che funziona, guarda, non toccare! Il campanello è come c'è va? La miniera, prendi l'occasione e a lavorare. Su, dai, posto. Povera. Gli omen, i doni, li doni. Giusto? Giusto. Ma se non avete neanche capito. Gli uomini. Hanno capito invece, ha visto che roba. Signori e signori. E le signore? Signorano. Un giorno il mondo sarà popolato solo da donne, come nel film Il pianeta delle scimmie, che poi è la stessa cosa, con la differenza che la scimmia non parcheggia in seconda fila e soprattutto non pratica il fuma fuma. Ma neanche la donna fuma, ma sono luoghi comuni, ma non applauda, ma lei sciovinista. Okay. È un applauso tipicamente maschile. Non farmi comunque girare le balle, ecco. Prego, dica la sua. Le donne emancipizzandosi. Ma sbagliare. Si lasceranno andare dei commenti che non fanno ridere, che non ci migliorano. Tipo questo, è scritto qua. Sai perché Dio ha fatto l'uomo prima della donna? Perché sbagliando si impara. Fa ridere? No. Beh, qualcuno ha riso, Nessuno ha riso. Supposta di saggezza. C'è chi si è sposato per un colpo di fulmine, anche se preferisco chi non si è sposato per un lampo di genio. Giusto? 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 Non applaudite comunque, potete anche fischiare se volete. Io l'ho sempre detto, vedo delle donne di sentire ogni tanto, la signora con gli occhiali rossi. Se c'è qualche donna che non è d'accordo. Se ci fosse qualche donna. Se c'è qualche donna che non è d'accordo. Altrimenti l'uomo somatizza. Questo è il suo motto, diciamo. Eccola, eccola, toccare, non toccare il meccanismo. Siamo in miniera, tuca no, non toccare. Prima i mezzi di Omen ai suoi discepoli. La donna si allontana sempre più dall'uomo. Diamogli una mano, no? Come sappiamo, il problema della donna oggi vive in un mondo gnagnè, un mondo fatto di cose frivole, l'anellino, il tatuaggio, il piercing, ma dai, e tutti gli alter cagati, ma io dico donna di 40 anni, che ti sei fatta tatuare un'aquila, che è diventato un cappone, che lo vedi lì per terra che scodinzola, ma fatti tatuare un ascensore, così almeno è sceso al piano terra, lo sanno tutti, no? E allora? Vedo le donne applaudire sempre meno. Donna moderna, pensa a fare i mestieri, che l'unico mestiere che sai fare è passare l'aspirapolvere sul mio portafoglio. Giusto? Giusto. Secondo email di Omen ai suoi discepoli. La donna moderna è rovinata dal fitness, dalla cellulite, devo calare il peso, in una settimana sono sceso di 3 etti. Fai come il mio amico che in un minuto ha perso 68 kg. E come fate? Ha divorziato e quindi ha risolto il problema. Io vedo donne, se c'è qualche donna che non è d'accordo, l'ho detto, anche fosse una sarda, se c'è qualche donna che non è d'accordo, anche sarda, vabbè, altrimenti l'uomo somatizza, va bene. Concludendo, signori. Sì. Un giorno Dio creò l'uomo e poi riposò. Prima creò la terra e riposò. Poi creò la donna e da quel momento né l'uomo né Dio hanno più riposato. Giusto? Giusto! Perché l'uomo non è Tarzan, ma la donna cita! Oh. Il dual ball. Dual band. No, dual ball proprio, dual ball. Sarà sua moglie. Ma oggi non rispondo, perché siamo in miniera. E sai che differenza passa fra la miniera e il conto corrente di mia moglie? No. Nessuna, tutte e due sono dei pozzi senza fondo. Bravo Cremona!